ci serve per fare una sangria. The one thing that we need for the sangria. Quindi prima cosa per la sangria, vino no, lui no, lonzo neanche. Quella è la seconda cosa, proprio la prima, no, lo zucchero c'è stato lì. La frutta, proprio la prima cosa. La frutta. La caraffa. Signore e signori, la prima cosa che ci segue è la burro. Ma si chiama la pulla. Ok, allora andiamo a mettere il primo ingrediente. Il primo ingrediente di oggi è la frutta. La frutta, bravissimi, non vi si può nascondere niente. Allora, che frutta si va a mettere all'interno della nostra sangria? Nella sangria potete mettere tutta la frutta che vi piace, possibilmente non mettete frutta tropicale perché non è usuale nella sangria, ma cosa importante, nella sangria non va messo il melone bianco e il columero. Questo è perché essendo acqua, quindi il melone è corposo, all'interno dell'alcolico, quindi andrebbe a sciogliersi. Noi oggi facciamo una sangria con arancia, limone, mela rossa, mela verde e banana. Vera. Sono Viviani, io lo faccio.
Un bel applauso! Allora, potete entrare al bar, è gratis, non è a pagamento. Allora, signore e signori, adesso andiamo a mettere... Allora, signore e signori, siamo pronti adesso per l'alcol! Alcol! Ok, allora andiamo a mettere l'alcol. Abbonda. Allora, ogni volta che io alzerò la bottiglia al cielo dovete urlare alcol. Facciamo una prova. Every single time acqua bottle, we have to scream all together alcohol. A chaque fois qu'il va mettre on va prendre alcol. Ok, facciamo una prova. 3, 2, 1, via! Alcol! 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 Ok, signore e signori, che cos'è, che se, what is this? Al Kermes! Che cos'è? Banana! Signore e signori, banana di giorno! Infatti dovete sapere che cani libri, come le Canarie, il portatore di banane in tutto il mondo, anche naturalmente ai Caraibi. Quindi il liquore che rappresenta Tenerife è proprio il liquore alla banana. Ok, allora, England, what's your name? Brenda da England! Yeah, I do! Very good! And that's what we like. Ok, allora, Brenda! This is for you? No, you drink. Yes. Yeah. For? No. Okay. But you do drink shots. Oh, oh yes. Are you ready? A la goccia. Okay. 3, 2, 1, go. Quindi all together for countdown. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Do you want more? Yes! E volete ancora? Sì, 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 va, tanto parlo con Papa tu. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ok, allora, signore e signori. A banana! Allora, cosa importante, quindi di fuori è di Milano quello. Milano centro. Signore e signori, Andra, che il suo compleanno ci fa vedere come fa Mesci Mesci. Vai Ambra, vai. No, vai, sexy. All together. Na 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 na. Ok, grazie Ambra. Allora. Che cos'è? What is this? Che detto? Signori, liquore alla pesca, peach liquor. Allora, liquore alla pesca, si mette sempre un liquore che abbia la frutta all'interno. Possiamo mettere il liquore alla mela, il liquore alla pesca, il liquore alla banana, il liquore al mandarinetto. Quello che più vi piace potete mettere all'interno. Oggi il nostro supermercato aveva il liquore alla pesca. Allora, amico mio, presentati. Domenico. Domenico dalla Svizzera, ma originario da? Napoli. Che zona è Napoli? Arzano, molto bene. Allora, Domenico. Un bel applauso! Domenico!
Allora, signore e signori, D'Arzano con furore, 3, 2, 1, oh! Allora, signore e signori, è diesel. È benzina. Non ti accontenti mai. Allora, pronti per 6 secondi. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Oh, 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 oh. Prego, stay more and we put more. Ok, 3, 2, 1, 6 seconds. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Signore e signori, e dopo la Francia quando vincerà l'Italia. Gli italiani! Yeah! Allora, gli italiani! Yeah! Ma contento, no? Ha tirato il cemento Alessia, va. Buona italiana. La cartarella. Se tu indovini, allora, se volete, fa uscire. Prosecco! Ho sbagliato, Riccardo, volevi bere, purtroppo no, non è Prosecco! Che cos'è? Porto! Triple secco! Triple secco! Signore e signori, non è altro che un liquore all'arancia, orange liqueur! Qui si chiama triple secco, nel resto del mondo, in Europa, non è altro che il Contrô! Ok? Quindi, a leggere nessuno. What's your name? Steph, where are you from? In Manchester, un bel applauso per te! Ok, Manchester! Non è per lei, non è potente. Cinzano neanche. Bitter no. Aperol ancora no. Martini no. Campari state pure in strada. No, cambiata. Un amaro. Inizia con
Barbon, whisky? No. O whisky, vino. Vino, vino. Brandy! Signore e signori, Brandy! Applauso! Ah, ecco. Perché abbiamo una responsabilità. Allora, what's your name? Pitt, where are you from? Un bel applauso a It's Brandy. Yeah. For the England man, no problem. 3, 2, 1. Oh. Ok, signore e signori, 6 secondi, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5 e 6! Ok, you want more? Yeah. Hey, wake up, you want more? Oh. E volete ancora? Yes, ho detto di sì? Allora decido io, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. È il tuo momento, Armando. Allora, signore e signori, andiamo adesso a mettere la parte analcolica. Analcolic, yes, analcolic drink. Ok, allora. Che cos'è? Acqua, no. Neanche. Sprite. Sprite, però non la sa. Perché non sei convocato. Allora, Sprite, andiamo a mettere la Sprite. Perché 7-Up? Perché andiamo a mettere la Sprite? Perché all'interno della nostra sangria abbiamo messo parecchio alcol, ok? Quindi adesso ci serve dentro mettere un liquido che contiene gas in modo che tutto l'alcol in eccesso vada ad evaporare. So, now we put the no alcohol side because in our sangria there's a lot of alcohol, so we have to equilibrate everything. Yo, no. She's not agreeing. Donc là on va rajouter la partie non alcoolique dans notre sangria. On ajoute maintenant du 7-Up ou Sprite. On ajoute cette boisson avec du gaz parce que depuis tout à l'heure on a mis que de l'alcool dans notre sangria, donc c'est pour aider à évaporer un petit peu l'alcool. Ok. Voilà. Voilà. Ok, all together. Oh. Oh. Applauso! Pompelmo! No! Succo d'arancia! Ok, allora! Allora, signore e signori, che cos'è? Fanta! Fanta! Ok, allora, Fanta all'arancio! Noi in realtà abbiamo messo Fanta all'arancio, Fanta al limone, alfalfa. Questo sempre perché? Sempre per la stessa ragione della 7-Up, dove appunto andiamo a mettere un ingrediente gassoso per far sì che l'alcol, sempre in eccesso, evapori e rimanga il sapore di frutta. Now we put the 50-50 Fanta lemon and ora Fanta for the same reason of the Sprite, for equilibrate everything. No, loro. Sono a Cagnese a destra. Avec le Fanta, donc on avait une partie avec du Fanta orange et une autre partie avec du Fanta citron. Et on l'ajoute toujours cette boisson gazeuse, tout pour les mêmes raisons que le Sprite. Ok, alors, all together. Oh. Oh.
adesso andiamo a mettere l'ultimo ingrediente adesso che arriva, che naturalmente sarà il vino rosso, ok? Red wine. One question, quindi vi facciamo una domanda. Sapete dirmi, per chi lo sa, Vasili vi pagherà un weekend gratis in più qua a Jacaranda. Sapete dirmi perché nella sangria si mette il vino rosso? Perché è l'ingrediente principale. Grazie. So, we got one question for you. Why we put red wine in the sangria? Donc la question est pourquoi on met du vin rouge dans la sangria? No, no. Allora, bravissimi, sangria, non hai proprio indovinato, però vabbè. Sangria deriva da sangre. Sangre sarebbe dallo spagnolo tradotto in italiano sangue. E la sangria deve avere per questo il colore del sangue, dove in realtà sarebbe il colore del sangue del toro ucciso dal matador. Perciò sangue chi te sì. Allora sappiate che però esiste anche una sangria più sofisticata, che è la sangria bianca. La sangria bianca viene fatta con lo stesso procedimento, viene usata soltanto per cerimonie e quindi eventi importanti, viene fatta o con vino bianco fermo, viene fatta o con un prosecco, oppure per chi ha soldi viene fatta per lo champagne. Io che sono una persona povera uso vino rosso tavernello, ok? In scatola. So we put the red wine inside it because sangria, sangue Spanish means blood, so we need the same color. But if it's another type of sangria, the white one, you can use the white sparkling wine. Or if you are a rich people, you can use the champagne. Yeah. Donc dans notre sangria, on ajoute du vin rouge parce que le mot sangria vient du mot sangre en espagnol qui veut dire le sang. Donc pour se rapprocher de la couleur. Il existe d'autres types de sangria, donc les sangria blanches qu'on peut faire avec du prosecco. Et il existe aussi un autre type un peu plus raffiné qu'on peut faire avec du champagne. Voilà, mais comme nous on n'a pas trop de sous, on a pris le vin de la taverne. Voilà. Voilà. Okay. Signori, andiamo a mettere il vino rosso. Oh. Oh. No, a parte che ho detto weekend, già non esagerato, weekend sono due giorni. Allora, signore e signori, andiamo a mettere l'ultimo ingrediente della nostra sangria. La sangria naturalmente è una bevanda tipicamente estiva, va presa quindi ben fredda. Automaticamente noi andiamo a metterci l'ultimo ingrediente che è il ghiaccio. So now we put the last ingredient, the ice, because the sangria needs to drink cold. Yes. Donc là on ajoute le dernier ingrédient qui sont les glaçons, parce que la sangria c'est une boisson qu'on boit généralement en été, et il faut la boire fraîche. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Okay. Venga, vieni qua. Allora, nome? Alessia. Da dove? Napoli. Signori, un bel applauso a Alessia da Napoli, passando per la Svizzera. Quando siamo là attaccati. Quindi Alessia, mantieni questo, quando ti dico il via lo butti dentro, cercando di non far schizzare a destra e a sinistra. Aspetta. Ok, 3, 2, 1, via. Oh! Meno male che ho detto senza schizzare, tre quarti sta fuori. Allora, così è venuto malamente col padre. Allora, signore e signori, allora, la nostra sangria è pronta, it's ready! Bene, ok,
allora, signore e signori, per chi vuole la nostra sangria, per favore, a parte, si allora, gentilmente, tutti quanti qui davanti, one line, soltanto una fila, per favore, tenete la mascherina, ce l'ha, che distanziamento. Una fila. Una fila, quale una fila? Ma voglio sapere con me. Ma quindi abbiamo vinto un weekend? No, quella è la cosa principale. Signori, per chi è arrivato, ricordatevi che invece mercoledì faremo a mezzogiorno la paella. Sì, la fai sempre tu. Dobbiamo indovinare sempre il ingrediente principale. Ma 23 martedì facciamo alle 9:30 lo spettacolo italiano, Ma io ho fatto un bicchiere di la roba assoluta senza piombo, che lei è senza piombo. Buona? No, ancora non tengo il coraggio. Tengo miedo. Allora stasera lì faremo serata danzante. Sempre giù. E perché ho un po' di persone che vogliono ballare, però e martedì sera facciamo praticamente lo spettacolo, giovedì facciamo il karaoke. Giovedì fa il karaoke. Giovedì 9:30, sempre a piano zero. Giovedì alle 9:30. Abbiamo chiesto dall'esterno, non può entrare nessuno. Quando tanto già fai l'ufficio. Sei sprecato. Hai visto che tu devi questo microfono? Prego. Com'è? Buono, non mi piace. Sì, ma tanto bello, non ho capito perché l'avete portato qua dentro. Sì, un bicchiere che si perché in armato scappare fino in Marocca. Senza più. Non avrei mai niente. No, un bicchiere che si in armato scappare fino in Marocca. Stanno accelerando. Non so.